Buonasera a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questa nuova Master Casual Live. Questa volta torniamo un attimo su Total War Arena, che ho abbandonato da un po' di tempo, ma che in questi giorni mi stavo, diciamo, volevo un attimo recuperare, anche perché ho recuperato negli ultimi giorni, mi sono visto cos'è il torneo. Chosen qualcosa, il prescelto di Total War Warhammer 2, quindi ero abbastanza gasato, ho visto anche delle belle strategie, ma Total War Warhammer 2 poco si presta, a mio parere, a delle singole casual live, forse un'intera campagna giocata con voi, ma al momento non come una casual live singola, e volevo invece tornare su quello che è Total War Arena. For Honor era una delle possibilità, ma per ora lasciamo perdere. Endless Legend è un altro gioco che sto giochicchiando in questo periodo. Chissà mai. È da un sacco di tempo che non gioco a Total War Arena, quindi mi scuserete se farò, come mio solito, delle belle figurasce. Ma per il resto, buonasera a tutti quelli che mi faranno compagnia o si recupereranno questa live. E direi di andare immediatamente alla pugna, di combattere un po', perché qui si debbe combattere. È la cosa giusta. Come dice Madmat, forza e coraggio, alla pugna. Si sente l'audio di gioco? Sì, perfetto, si sente. Porterai anche Inquisitor Martyr, Madmat, se riesco a recuperarlo. Oddio, non è questione di. Quando lo recupererò? Sì, assolutamente. No, no, player versus human, dai. Allora, dove ero rimasto? Allora, ricordiamoci un attimo. Io avevo i Samartian comprabili con oro. Ciao. No, Indereshand, quante risorse ho? Oddio, quante risorse che ho! Ma le ha recuperate mentre io andavo avanti, perché mica ci credo che sono tutta roba mia adesso, perché niente, con tutti quei punti mi potenzia meglio tutti quelli che voglio. Insomma, mi sembrerebbe alquanto strano. Beh, ma merda tutti, no, però posso potenziare un bel po' di gente. Facciamo una cosa. Potenziamoci leggermente i nostri cari personaggi legionari qua. Sembra che io ne abbia un sacco da parte, quindi vai. E anche questo, vai. Ok, il nostro. Sto riguardando anch'io un po', eh. Oh, la belli legionari. Eh sì, legionari, infatti, mi ero fatto un paiolo tanto proprio per arrivare a questa. L'estetica. Oh, carino. Ok, allora hanno un pochettino rimaneggiato, qualcosa l'hanno iniziato ad aggiungere. Allora. Interessante. Direi che mi piglio il Miss Block che mi interessa e lo potenziamo un attimino. Dopodiché. Un po' di danno da impatto che fa sempre comodo. Ok, ragazzi, direi di farci la prima partita di così easy peasy con dei begli scorpioni ad aiutarci. Tra l'altro, tutto st'oro da dove l'ho preso? Boh, non me lo ricordo. Ma mi ricordo una cosa: voglio avere la possibilità di barricarmi un po'. Ah, oppure no?
No, 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 no. Voglio essere. Voglio essere un po' più tattico. Mi voglio togliere un pochettino di. Voglio avere una velocità maggiore. Ok. Li differenzio un po' e invece loro con Infantry Stakes. Ok, iniziamo con questa che è semplice perché almeno mi recupero un pochettino anch'io i giochi. Quindi scopriamolo. Scopriamolo assieme. E via. Dibbe, prende i gladiatori. Non ce li ho, non li avevo sbloccati. Io, ragazzi, li ho mollati dopo poco. L'ultima live su Total War Arena è finita con Luca in un lago di sangue che sussurra tu quoque naus, figlio di. È vero, Madman, non era finita benissimo, ma mi ero divertito, quindi quella era la cosa importante. Quindi, ragazzi, adesso cercheremo. Non so, tra l'altro, se la webcam vi va, perché comunque oggettivamente non è un bel vedere il sottoscritto in questo periodo estivo, conciato come sono. Ma spero comunque che ci possiamo un attimo divertire assieme stasera e cazzeggiare allegramente un pochettino. Intanto, se si vuole chiacchierare del più e del meno, sarò qui felice di farlo. E vediamo, speriamo che non dirò fare una figuraccia. Devo dire, io ho abbandonato abbastanza velocemente dopo quella live che avevo fatto il Total War Arena. Ma non perché non mi piacesse, ma semplicemente perché avevo perso un attimo la spinta. Probabilmente anche dovuto al fatto che era proprio al lancio, quindi mancavano ancora degli aspetti. E mi voglio piazzare qua. Voglio piazzarmi proprio in un bel punto. Sì, questo qua è un punto ottimo per piazzarmi come i miei Scorpio per bersagliare il nemico. Ha visto le schede che ho fatto su di te sul gruppo Facebook? Sì, Dive, l'ho viste, devo ricondividere nei prossimi giorni, mi sono piaciute un sacco. E anche parecchio cattive, però devo dire che mi sono piaciute parecchio. Madonna, Capture the ditemi enemy se l'audio è base troppo or alto. kill all enemy Oh! forces. Cazzo, me la ricordavo leggermente diverso. Nel senso, mi ricordavo che era un pelo più. Merda. Mi sono schierato nel punto sbagliato allora. Sì e no. Tra l'altro, sbaglio o la risoluzione è bassa? Parecchio bassa, raga. Porco Giuda, l'ho messa bassissima. Come che lag? C'è qualcosa che non mi quadra nella grafica. Strano, strano, strano. Mi dite che lagga tanto? Eppure a me non dà che sta perdendo frame. Oddio, più o meno, eh. Smontiamo queste, le ricollochiamo qua, dopodiché gli diciamo di andare a stantuffo. Finché hai qualcuno in. Merda, 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 merda. Merda gli elefanti. Merda gli elefanti.
dai. Ragazzi, sto avendo dei problemi di... Merda, 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 merda. Com'è andata male? E questa grafica... Dai, 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 dai. Merda. Ai 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 ai, madonna. Che brutta. Massacrato totalmente. Ma perché ha questa risoluzione, raga? No, questa non è stata buona. Ma fatemi capire un attimo. Perché ho questa grafica? Cioè, dice che è spostata su Ultra, ma vedete anche voi che non è su Ultra. Ma scusate, voi dite che avete del lag, è strano perché comunque io invece vedo che è ottimo e non sto perdendo, frame. È un attimo mollato, ma tanto... E ok, oh porca miseria ladra. Ok, allora, quelli uccisi, ma... Questi arcieri ci hanno fatto il culo. Non posso fare altro che arretrare indietro. No, però ragazzi, spiegatemi un attimo questa storia. A me qua segna 0 fotogrammi persi. Su Twitch mi segna... Adesso instabile, ok. Prima mi segnava ottimo. Qualcun altro oltre a Mad Matt e Dibe che può dirmi se effettivamente allora oddio, mi stanno braccando come non mai. Porco Giuda. Carichiamo per fuggire. Focus your fire. We're firing on our allies. Ma comunque questo è il problema proprio di grafica in generale, cioè. Ma strano che mi abbia impostato così la grafica. Ok, siamo in 4 gatti, però qualcosa abbiamo fatto. Mamma mia, non si può vedere da vicino. The enemy base will soon be ours. Siamo in 4 gatti letteralmente, siamo proprio in 1, 2, 3, 4 stronzi gatti. Ora è totalmente bloccato da un minuto buono, però l'audio va. Ma raga, mica va bene se l'audio va, ma tutto il resto no. Porca puttana, questo è veramente un problema della mia linea adesso che...
Fastidio. E sono riusciti a prendere gli arcieri. Sono stati talmente ciulo da farsi prendere. Minchia. Non pensavo. Wow. Ce l'abbiamo vinta. Cioè, è una mia unità è sopravvissuta. Ma non si vede manco da lontano. Ma ragazzi, ah, carino. Ok, adesso abbiamo anche la formazione. Bruttino lo sfondo, però. Ok. Va bene, reward 29. Cosa significa sta roba adesso? Ok, adesso voglio capire un attimo le opzioni grafiche. Ragazzi, ci riproverò, continueremo un attimo a provare, ma se mi dite che non si riesce a giocare minimamente, ovviamente lascerò perdere. Pare strano, però non voglio neanche costringervi a vedere dei bei murales. Solo che la cosa mi dà parecchio fastidio. Non mi ricordavo fossero così minimali come scelte di possibili. Aspetta, Advance, eccolo qua. Sti cazzi. È tutto height. Perché non è partita? Perché non è partita quella? Vabbè, ok. Scusate, eh? Vabbè, sono nel menu. Grazie, che ora funziona. Ok, allora riproviamo un attimo. Cioè, mi dispiacerebbe dover passare ai video perché le live non riesco a farle. Cioè, mi dispiacerebbe un sacco. Vediamo un attimo adesso il da farsi. Matchmaking, vediamo come va. Vediamo se è largo o meno. Altrimenti non so che dirvi, proverò a passare a qualcos'altro. Endless Legend è un po' più leggero. Certo, ma online, sti cazzi che è più leggero. Grazie anche. Vediamo. Scusate, vado un attimo a far faccio partire un attimo per vedere com'è la situazione della rete. Ok, vado a capire un attimo se e come è messa. Ok, 61 mega in download, che comunque è il 40% meno di quanto mi dovrebbero aspettare. Ma che strano, ma che strano, che strano, che strano. Speriamo che non si. Moonspell, Magirs, le Cage Online non si riescono a fare. Potremmo sempre assediare Urdesh tutti assieme. È vero, è una possibilità che in futuro mi piacerebbe ovviamente riprendere. E 30 in upload, cioè oggettivamente ok, non è decisamente meno di quanto dovrei, io dovrei avere un 80-50, però è comunque buono per quello che mi serve. Schieriamoci qua, così prendiamo questa zona e come prendiamo questa.
Prendiamo questa zona e da qui possiamo sparare un po' ovunque. Sperando che non mi vada adesso in merda la grafica e non inizi a laggare. E c'è gente che... Oh, grazie! Porca miseria, quanta gente! Sbrigatevi. Vai, vai, bersagliate, ditemi se... Vai, oh! Giù di bersagli, giù. Quindi scorpio. Potete anche provare a resistere. No! Ragazzi, è ricrollata la grafica! Ma quindi è un procedimento che fa automaticamente... Ma perché? Perché dovresti farlo, brutta testa di fungia? Ho avuto giochi molto più pesanti. Cioè, guardate adesso la grafica. Non so adesso come lo vedete, ragazzi, ma non credo bene, non credo bene. Vedo anch'io che c'è un pochino di lag, porco Giuda. Carino che hanno inserito questa. E ok, da questo punto li abbiamo rigettati. Ora però si stanno... Ci mettiamo qua, ci scriviamo da quella parte. Ok, sono passate sulla sinistra e sulla destra. Sulla destra stanno arrivando. No, 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 ho sbagliato. Mi ha fatto abbandonare. Le facciamo montare al contrario. Mi hanno ammazzato un'unità. Ho avuto una botta di lag anch'io. Mettiamola da quel lato. Ok, dovremmo pigliare un po' di gente bene. Però stanno arrivando adesso le spalle svariate unità, una mischia. Animale, 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 animale. Vai, montate qui. Però sempre mirare l'elefante. Questo perché c'è bisogno di eliminare la minaccia maggiore che rischia di stoppare molto facilmente. E credo comunque che sia... Ok, dopodiché passiamo ai lancieri. Anche perché i lancieri mi... Non so adesso come sono cambiati gli equilibri, ma prima lancieri e picchieri fanno fuori malamente le mie unità di come si chiama? Di fanteria. Quindi ho bisogno un attimo di
Ok, hanno preso completamente la base. Quello che posso fare io adesso è continuare a bersagliarli. Com'è la situazione qua dietro alle spalle? Qua devo per forza muovermi per cercare di contestare la nostra base. Ok, potrei fare parecchi danni. Cosa, da quando i lancieri fanno fuori i fanti? Ma se sono schierati li fanno parecchio male, Dibe. Meno, questo fino all'ultima. Infatti, date questi pezzi di merda come subito, subito vengono a ingaggiarmi. Carica. Ok, adesso sulla linea difesa e attacco. Giavellotto. Il problema è che mi prenderanno sul fianco e mi faranno molto velocemente il cappottone. Se li riesco a prendere, vedete, il morale sta scendendo male. Ah. Ok, però io sto facendo un bordello di danni. In più la posizione dei lancieri spreca moltissima energia loro, quindi potrei comunque guadagnarne un pochettino. Considerate, guardate, cioè, comunque bel massacro, bel massacro, bel massacro, sì. Dai, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Fate fuori queste tutte. Mamma mia. Però questi stanno per venire a prendermi i miei. Merda. Ci hanno catturato la base. Ci hanno catturato la base. Fatemi sapere, ragazzi, ha laggato tantissimo o meno. Tornano in vita i morti? No, di cosa stai parlando? Di bene. Allora, almeno si è capito che in realtà è una gestione brutale del computer che cerca di abbassare la grafica. Non capisco bene perché comunque non ho impostazioni così alte, comunque il mio computer dovrebbe reggerle benissimo. Ma tant'è, tant'è. Peccato, prima mi piaceva comunque che ci fossero entrambi, cioè gli MVP di entrambe le fazioni. Tra l'altro, visto che abbiamo un po' di esperienza da
da spendere a gratis brutalmente. Cosa devo fare per... Ah, ok, allora facciamo una cosa. Potenziamo questo. Dopodiché portiamo gli Scorpio a Cairo Ballistra. Cioè li potenziamo ancora di più. Replichiamoli. Ok. Sembrano uguali agli stronzi di prima e in realtà più o meno lo sono, ma dovrebbero anche avere una buona qualità di, adesso, di gestione. Tutto questo, oh, io direi spendiamo, ragazzi, come se non ci fossero domani. Questi 1000 d'oro non ho idea di dove arrivino, quindi per me veramente così, mistero proprio. Potrei avere i cavalieri, però i cavalieri continuiamo ancora così per un pochettino, ragazzi. Cioè, continuiamo, però spendiamoli sti dindi, li spendiamo, ci potenziamo le nostre capacità, prendiamo sempre le nostre palizzate, quindi facciamo sempre una guerra un po' statica. Per continuare a poter giochicchiare un po' e chiacchierare. Intanto vedo solo Dibi che commenta, spero che non sia rimasto solo lui, ma che anche altri siano rimasti, che non sia crollata malamente tutta la live, anche di interesse. Speriamo, 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 speriamo. Qui vedo, per esempio, va abbastanza bene come risoluzione. Quindi, ma. Non lo so. Una cosa, teniamoci questa qua per la chat. Così la posso vedere sempre da qui. E allora, intanto Cesare è quello migliore per questo. In realtà è il mio campione. Sarebbe quello più adatto per i combattimenti in mischia proprio. Però mi sono trovato molto bene nel gestire un po' entrambe. Quindi vedere un attimo come gestire l'assedio, perché alla fine di questo si tratta di assedio, né più né meno, il più brutale. So che è estate, so che è agosto, so che ci sono un po' di problemi di lag, mi dispiace, e cercheremo un attimo di sistemare prima o poi. A settembre dovrebbe anche riprendere con le board game live. Non vedo l'ora, in realtà, mi piacerebbe, anche perché mi ho una promessa, che è con Warhammer 40.000. Quindi ci tengo particolarmente. Allora, con questo mie truppe, la cosa più semplice è schierarsi proprio qua, frontale, difen e difendere male la base, ma proprio male, male. Scusi, Master, ma Skype aveva deciso di bloccarsi completamente da solo. Che cazzo c'hai? Aggiornarsi con... Ah, e quindi ti aveva bloccato male. Ush. Adesso. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Ricordiamo. Voglio ricordo. Voglio capire un attimo. Non mi ricordo. Ok, allora. Avanziamo. Allora, perché l'idea è... Spariamo con gli scorpioni subito. Sono i soliti problemi tecnici made in DJI, è vero, è vero. Però, sapete, mi piacerebbe dopo 4 anni riuscire a sistemarli un po'. Ok.
Va subito, crolla. Devo capire se posso un attimo bloccarla questa. Ok, un po' di danni fatti. FPS crollati per un secondo. Ai 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 ai, porco Giuda, porco Giuda, porco Giuda. Spostatevi, spostatevi! Avete visti i massi? Ok, c'è un altro giocatore che si occuperà della difesa. Che se qui sulla sinistra il nostro fianco è crollato malamente. Io credo che mi ritirerò. Cercheremo di prendere. Merda. Lancieri, vediamo se riesco a salvare una delle unità. Smontate, 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 smontate. Dai, smonta, 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 smonta. No, 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 no. Aia! Niente. Ok. Circondati male. Cerchiamo di vendere la pelle. Tre unità di cavalleria. Ok. Sopravvissuti. Ma... di poco. Sono andati a schiantare volontariamente contro Ok. Ne abbiamo solo una adesso da guidare. Massa, ma come mai gli altri non hanno armi più grosse delle tue? No, è che la catapulta è molto più difficile da usare e molto più imprecisa. I loro esploratori hanno fornito un ottimo punto di accesso per tracciarmi con i colpi. Ma io forse adesso posso prenderli malamente alle spalle. Scusate ragazzi, so che sta laggando, so che gli FPS... Dai, dai. Merda, merda, merda. Non si è mica fatto fregare il giocatore. Ok, cani, maledizione, cani, 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 cani.
Vi prego, sparate quello che avete su di me. Sono in una posizione, almeno il mio sacrificio sarà valsa qualcosa. Doggiamo. Questa è il mio parry. Tiriamo le lance. Bella, bella, bella. Dai che forse ci riusciamo a ricongiungere con il contingente principale. Ok, questo ha distrutto. Costruiamo queste. Raga, sto costruendo. Perché Dib è stato bloccato momentaneamente? Cosa hai fatto, Dib? Ok. Ok, adesso direi che è il momento giusto per rilassarsi un attimo. Dove sta sparando? Ok, lui spera di beccare il suo obiettivo da qualche parte, mentre io me ne vorrei stare qua bello, calmo, pacato, pacioccoso e continuare la mia esistenza. Anche perché non è rimasto nessun altro a difendere i nostri arcieri. Se succede qualsiasi cosa, i nostri arcieri sono morti. Dall'altra parte si sta tentando il colpaccio. Ci sono questi lancieri che stanno cercando di prendere la situazione, ma sono ancora parecchi anche di loro. C'è stato un bello scontro. Li abbiamo ricacciati. Beh, allora si va all'assalto. Chissà perché sta laggando. Vabbè. Stay alive, scrive uno dei miei alleati. Ai, ti vai a impalare da solo. Ok, qua c'è stata una schermaglia, ma subito dopo si è passati oltre. Anche perché sono rimasti giusto 4 cani. No, non faceva ridere. Due stronzi contro uno stronzo. Ciao! Ah, morto, ok. Come cazzo lo catturo in questa base? Sono anche tanti alla fine, non è che sono pochi. Non c'è la regia, ragazzi, quindi non può essere colpa sua se lagga. E ripeto, tecnicamente non può laggare perché ho controllato comunque il... Cioè, mi sta dicendo che non sta perdendo fotogrammi. Quindi boh. Poveri molossi. Che sono molossi, mi pare. Sì, vabbè, ma questi come cazzo li tira giù? Dai, ragazzi.
Sì, non so, siete stanchi, siete stanchi. Anch'io sono stanco. Ok, forse ho fatto una cazzata, perché mi sono sacrificato male, che adesso questi si girano. Merda. Perrate, perriate, perriate come se non ci fosse un domani. Devo costruirne un po' prima le palizzate. Mi sta ancora caricando, cioè continua a caricarmi. Ah, vaffanculo! Giovellotti, mi ha riempito di giovellotti. Che pezzo di merda. Questa è la fine, questa è la fine. Me ne dovevo stare in base. Tutto caro, tutto caruccio, me ne dovevo stare in base a farmi i cazzi miei. Non so se ho fatto abbastanza danni. Madonna, quattro gatti, wow. Però qui abbiamo tre unità di arcieri, due unità di fanteria. Potrebbe anche starci. La CPU non sta venendo usata. Qui il risultato è ottimo. Non so, ragazzi. Non so, veramente non so. Comunque, avete visto che anche a sto giro vado subito. Gli scorpioni persi subito. A parte che, vabbè, ovviamente elimini subito con la cavalleria perché possono fare il peggio danni. Ok, questi generali stanno facendo da esca. In realtà avrei dovuto fare anch'io. Trattenermi un attimino. Però è vero che gli FPS crollano. Tipo facevano dubriscole in base con gli arcieri. C'hai ragione, è solo che non c'è rimasto nessuno, mi sentivo solo. Quindi io. Qua ce ne sono ancora. Intera unità di legionari. Madonna che lisciata. Vabbè, però non ce la puoi fare. Basta che voi mi mettete a posto. Fatti, guarda alle spalle. Ma credo che stia facendo più danni che altro questa raffica di frecce, però vabbè, dai. Mi sta basta, fatta. Vuoi morire ultimo? No, non vincevo per Annihilation. Ok. Abbiamo vinto per Annihilation. Sarebbe stato brutto con uno stronzo di unità nemica sopravvissuta non vincere di Annihilation. Va, va lì dietro con il mio scudo, con la lupa. Guarda, eravamo a 4 tipi. Va bene. Greater Babel. Vabbè, upgradiamo un attimino questo e upgradiamo un attimino questo. Prendiamoli
più veloci, un pochettino più di impatto, anche se in realtà non sto caricando granché, devo dire, sto facendo più guerra di posizione proprio. Cosa abbiamo altro da prendere nel nostro carriere? Andiamo di spazio. Raga, siamo spendaccioni, giusto? Giù di spese. Va, va che figurini. Non glielo vogliamo prendere il gladio bello? Prendiamo il gladio bello. Non gli vogliamo prendere anche l'elmo bello? Prendiamogli l'elmo bello. Boom! Sono belle potenziate adesso. Questo qua invece sono ancora un po' indietro, proprio di cottura. Quanto sarebbe strano sentire Rex doppiare ormai di questo gioco? Parecchio. Retunters. Ok. In realtà i lancieri non mi dispiacerebbero affatto. Germanic Scout. Cioè, i Germanic Scout per i romani? Ghost of carine, comunque le unità particolari, molto legate ad alcune battaglie storiche. Comunque, io avrei voluto tanto gli arcieri. Ma gli arcieri, che menga. O meglio, ci sono gli arcieri, ci sono i Germanic Scout, ma io non ho abbastanza gold. Il gold immagino sia il cash del gioco, quindi mi attacco, come si suol dire. Mi attacco proprio. Nessuno di questi sbloccava come si chiama, la cavalleria? Ah, eccola. La cavalleria veniva sbloccata da questa. Però dovrei veramente avere una cavalleria parecchio arretrata. Al massimo potrei prendere i miei cari Roritesh, con i giavellotti. Ma no, dai, ragazzi, per il momento restiamo su questi e divertiamoci così a cazzeggiare un pochettino, riprenderci un attimo la mano e valutare un pochettino da farsi. Dai, il clan Whirlpool un giorno risorgerà. Rex è una rovina di GI, lui migliora al massimo. Per questo il primo anno di GI non è stato un disastro. Lui compensava per Naus. Grazie, Sprusca. Altro, ragazzi, in queste settimane un caldo della Madonna. Sono felice quasi di andare a lavoro, perché almeno in studio c'ho l'aria condizionata. E intanto porto avanti anche Halloween. Quindi sono anche abbastanza contento di quello. E il buon Rex, tra l'altro, si è sposato, quindi tanta roba. Minas Tirith chiede aiuto e il clan Whirlpool risponderà. Infatti, prossimamente mi piacerebbe un sacco portare i board game live, anzi war game live, con magari un po' di Warhammer 40.000, con magari anche il nuovo gioco di Kill Squad, no, Team Kill, sì, molto più skirmish, che ci sta.
potrei trovarmi molto d'accordo a giocare a qualcosa del genere proprio per rilassatezze. Io vorrei ricordare la pirla nera. Noi ricordiamo della pirla nera. Alcune cose è buona creanza che rimangano nell'ignoranza. Madonna, ho fatto pure la rima. Ok, questa è una mappa spettacolare per girare in mezzo alle strade se hai abbastanza mobilità. Non è il nostro caso. Quindi, quale sia il nostro terreno di scontro, noi ci accamperemo in una delle terrazze giardino, in modo da avere una linea di tiro perfetta per chiunque sia il nostro bersaglio. Certo, il rischio maggiore in questo caso sarà che potremo facilmente essere circondati, quindi dobbiamo fare attenzione. Ok, ci piazziamo qua, è una buona posizione, non so se avanzare o meno. Valutiamo. Ma pecchiamo. Oh, cazzo, mancano lance. I lancieri in questa mappa sono Capture the essenziali enemy base or kill all enemy forces. per una buona riuscita alla fin fine. Allora. No prisoners. Allora, io provo a schierarmi qua e vediamo se riusciamo a beccare qualcuno che si muove troppo velocemente. Unità di cavalleria lì. Facciamo una cosa. Questi qua li rischieriamo già adesso. Mi dispiace un sacco per il lag, ragazzi. Non è che Edore e Aux abbiano aiutato Rex in quell'avventura. Uno sbronzo, l'altro una prostituta e Corrado che faceva una mistress. Vero, l'unico serio ero io, ragazzi. Non prendiamoci in giro. Dove cazzo è il nemico? Eccolo là. Proprio al limite. Ok. Mezzo alla foresta, però. Non si può fare, non si può fare. Merda. Troppo veloci quei cavalieri, merda. Proviamo, ci rischieriamo da questo lato e cerchiamo di travolgerli un pochettino con un po' di tiro. Ecco qua, c'è un po' di gente su cui sparare, quindi dovrei fare un po' di danni. Io qua devo barricarmi come se non ci fossero domani. Porco Giuda. Porco
cerchiamo di ricostruire qua. Lo zombie sei diventato nello spazio è la gran perculata di Star Quest. Ma non per forza, ragazzi, cioè ci può stare, a me comunque l'idea mi è piaciuta. E attenzione Luca, non bersagliarti troppo le tue stesse unità. Anche perché cazzo. Ok. Dai. No. Merda. Ok. Siamo stati massacrati totalmente, però siamo... Questa postazione è stata completamente travolta, ecco. Ciao lancieri, saresti serviti un ciccinino prima. Andiamo a cara la pelle. Spero che i miei alleati però si diano leggermente da fare. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima. Sbagliatissimo prendere frontalmente un'unità di lancieri in postazione, perché viene falcidiato. Infanteria normale con spada non può nulla, non riesce praticamente a infliggere danni. Viene rigettata indietro e subisce una marea di danni. Non puoi fare altro che circondare in questi casi. Io il mio lavoro comunque credo averlo fatto abbastanza, sono riuscito a fare un bel po' di danni. I galli. Carica di cavalleria che non fa la cavalleria, non abbiamo neanche un'unità dall'altro lato, quindi questa battaglia è praticamente persa, è solo questo momento. Io penso che dovremmo portare l'allegro chirurgo. Evitiamo di fare Naux allegro chirurgo, sarebbe parecchio bruttino. Ah, guardate, no, questa è andata totalmente, non ce la siamo giocata bene. Ci mancano le lance proprio. E le lance sono importantissime in questo gioco, comunque, perché servono completamente a mantenere il fronte o fare avanzare il fronte con solidità. Le spade funzionano molto meglio per gli assalti. Ora, speravo che in realtà qualcosa avesse modificato, perché e rimango sempre un po' avvisito comunque del fatto che io non possa sfondare con una carica di fanteria unità di lancieri, cioè quantomeno fargli danno. Capisco sulla cavalleria si schianta tutto il resto, però niente di che, però qualcuno farei. Proviamo un'altra. Già mi immagino il casino giocare sia Oscuro Signore, ma in realtà l'abbiamo già fatto un paio di volte in privato. Ho visto Obelix in quel gruppo di galli. Come hai visto Obelix? Me lo sono perso. No, dai, non si tirerebbero le occhiataccia a prescindere da Naux. Sarebbe un po' da stronzi. C'è un modo per evitare l'abbassamento automatico della grafica, secondo voi? Non c'è appesante, cioè
ci fosse pesantezza, ci fosse la CPU che sta venendo, si sta friggendo male. Ma non è così. Non... Ma tra l'altro, lo sentite l'audio di gioco? Non è che da un pochettino non sentivate l'audio di gioco? Oddio, questa è il Rubicone, è terribile. Enormi spazi aperti, se non ci si muove minimamente bene, veramente non sa da fa. Prova cappando gli FPS. Ci provo. Io mi metto nella mia solita postazione di quelle faighe. Advance. Ah, tra l'altro è vero, in partita anche volendo non posso toccarlo, quindi buono. Ah sì, dai, adesso. Vai. Capture the enemy base or kill all enemy forces. Allora. Cazzo parola, però in effetti ho un pelo sbagliato, perché questa. We have drawn first blood. On to glory. Quando poi li setta anche male. Io per non sapere leggere e scrivere qua le picche le metto. Ma in realtà non va bene, nel senso. No. Smontiamo tutto, raga. Si va, si parte in missione. Sì, però io ti ho detto di smontare. Dai, Rubicone, il diventi è tratto. Più o meno. Vedete queste bellissime barricate? Niente, non ci ho fatto un cazzo. Merda, sto perdendo delle ottime occasioni. Pessimo. Chiamatemi il ritardatario. Walder Frey, il ritardatario. A parte che mi sta leggendo grande Game of Thrones, quindi. Montale qua. Giuda gli elefanti, porco Giuda gli elefanti, bersaglio gli elefanti. Ok. Ma come hanno provato a fregarci questi qua? Porco Giuda! Invece mi hanno fregato loro! Merda! Dove cazzo sono arrivati tutti questi qua dietro? Madonna, completamente sul fianco, l'hanno preso.
sono riuscito a danneggiare un po' quelli, ma me ne porto via un sacco di gente con me, cazzo. Tutti. Va come lei, porto via con me. Sì, però sono più prendato. Ah, però buono, eh. Devo fare un sacco di danni. Brigatevi, bruciamo dalle fiamme! Raga! Carica! Oh, che roba! Sì, vabbè, ma tutti sul fianco, eh! Tutti! Cioè, raga, io... Madonna santa, ma li avete visti quelli là che non sono neanche mossi? Madonna, me ne porto via non sapete quanti con me. È difficile formare un fronte di battaglia quando non c'è un fronte, però... Se no mi fanno un'altra carica, prima. Merda, oh, cos'era quel colpo? Madonna. Dai, dai, vercingetorge di sto cozzo. Madonna, ho resistito. Come cazzo ho fatto? Madonna! Ma, cioè, i quattro strozzi della memoria! Cioè... Vabbè, questo era... Cioè, raga, ma io ho fatto il peggio cose, mi sono distrutto i peggio nemici e voi non siete... Oh, che cazzo fate voi, cavalieri?
Ah, ma dai. Va l'elefante. Riposeranno nella morte, Sprusca. Per Cadia e per l'Imperium. Ah no. E invece più o meno in realtà ci siamo. Cioè, ok, va bene, avete... E questo è così, come cazzo lo dico? Vuole l'abilità di fingersi gli altri? Lo so che gli antichi sardi combattevano a petto nudo con un guanto con una mazza in cima. Adesso ne voglio uno in miniatura. Ah, è vero, avevo visto un paio di immagini a riguardo. Avevano colpito abbastanza per la loro particolarità. Mi sembra una cosa che più scomoda che sia esistita. In realtà, infatti, non erano propriamente i guerrieri, era più combattimenti cerimoniali, quelli sacri che usavano quelli. Allora, noi potevamo conquistare la base nemica comodissimo, semplicissimo attacco della cavalleria, ma in fondo, perché fare questo quando si può benissimo sputtanare tutto? Vada, madonna, quanti scudi. Sì, ci può tirare anche le bombarde. Ah, casomai. In quel caso i miei scorer sarebbero stati molto comodi. Solo che non mi aspettavo che il fianco destro improvvisamente si riempisse di nemici accusi. Damone fuoco. Sì, il problema è come posso dire, l'elefante, che è un po' un problema, soprattutto se tu non fu... Allora, voi siete perfetti, insieme ai giavellottieri, per far fuori gli elefanti. A cosa stanno mirando? Agli elefanti? No. Oh, aspetta, è un giocatore disconnesso. Merco, ok. Ma perché questa è la base quando si può ammazzare tutti gli avversari e perdere nel tentativo? No, ok, il giocatore è disconnesso. Cioè, questo ha già un pelo più di senso. Peccato che sia disconnesso, perché in realtà... Abbiamo delle ottime possibilità di vincere. No, a parte guarda, stanno facendo il festino della cuccagna, ragazzi. E bravo, avete ammazzato un'altra unità. Il problema però... il problema qui sono, a parte l'enorme elefante della stanza, il problema reale è l'elefante. Come cazzo lo tiri giù l'elefante? Perché il resto si tratta di seguire, girarsi, cioè te la puoi giocare un po'. Io, per esempio, con loro andrei tutto il tempo di tiro e scappo, usando tanto dove sono? Food Companion. Crescere. Non mi pare.
Mamma mia, quanti pochi danni quelli fa. 60 secondi. Serve del fuoco contro gli elefanti. Serve delle catapulte. Ogni volta che ho giocato contro gli elefanti e io avevo le catapulte, gli elefanti mi vanno a caricare le catapulte. Perché comunque se non vengono ingaggiate da qualcun altro, quindi si fa perdere tempo. Ce la fai. Madonna, la mattanza. Tra l'altro, questo merito mio e questo merito mio, con il tipo morto alla... Questo qua è morto all'ultimo samurai. Utsuyudoto. Mutsurga. Vaffanculo gli scorpioni che mi sono fatti un gula. Che è un mirato apposta l'elefante prima, però... E niente, piazza per punti. Però almeno è per punti. Dignitoso. Vogliamo metterlo giù così? Come termine? Dignitoso, dai. Per l'ultima voglio andare un po' più sull'action, quindi farò una... Prendo due unità di legionari e un'unità di Velites, no, Rorari, perché no, l'ho gridato, cioè l'ho portata i Rorari. Ai Rorari metterò i range. Oh, una cosa che mi sta sempre sul culo è il range. Un sacco di danno. Proviamoli. Visto che non devo più stare statico, posso provare un'armatura e le insegne che mi aumentano per bene la difesa in mischia. Come avete visto, comunque i miei legionari lavorano bene in mischia. Fanno tanta roba della mischia, quindi punto a realizzare, aumentare, velocizzare il fronte quantomeno, e usare i Velites o Rorari per punzecchiare il nemico, anche se so già che quei stronzi moriranno male subito, ma proprio subito, già... senza artene parte, perché muori così sempre. Per quello li tengo proprio al centro, però perdono di mobilità e in realtà una carica di cavalleria non ha dei lancieri che disincentivano completamente la carica della cavalleria. Inoltre c'è da dire che solitamente i giocatori qua preferiscono specializzarsi, quindi essere full solo di un tipo o due unità e un'unità, come per esempio due frambolieri e un lanciere, questo qua due lanciere picca framboli, due unità scorpioni e una di legionari. Sprusca, diciamo che c'è un po' di problema qua di mobilità, con quando hai le armi d'assedio chiaramente ti crei subito un problema di mobilità rispetto agli altri. Io voglio schierare quello davanti, voglio proprio essere in pole position a questo giro. Abbiamo cavalleria? Sì, ma non tanta. Abbiamo qualche mezzo d'assedio. Arcieri? Porca puttana, pochissimi arcieri. Tre fombolieri, due arcieri e uno, due, tre, quattro... Giuda se si incrementa, sì. Sì.
Vabbè, questi sono proprio lanciati alla morte. Vabbè, un giocatore che non sapeva bene che pesci pigliare, eh? Diciamo. Avanzare oltre la... No, io direi di andare. Di andare qua. E combattere. Tra l'altro voi potete muovervi un po' più velocemente. Fortino il tizio, 1 versus 20 voleva fare. Sì, ci credeva. Ci credeva durissimo proprio. Io vado lì e li ammazzo tutti, li ammazzo. Ci hai provato, ma non ti è uscito benissimo. Servirebbe un'altra carica di cavalleria lì, ma in realtà ci stanno già pensando loro. Ok, quindi allora quello che andiamo a fare noi è porca puttana, no 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 no. Merda! I nostri frombolieri sono stati presi. Andiamo i nostri giovellottieri a... Porca miseria! Ah, scorpioni da quel lato. Merda. Scorpioni dove sono? Ah, eccoli qua. Ok, questa è una grande cazzata. Per il nemico, quindi buon per noi. Ai 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 ai. Spero di guadagnare abbastanza tempo. Dai cavalieri! Grazie, grazie, grazie. Oh, buono, buono, buono. Io mi sposto da quel lato, così da aggredirli. Anzi. Saliamo un po' questi... Ah, 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 ah.
capisco se ci sono anche dei giovanotti e dei nemici, però dovrebbe comunque essere abbastanza fattibile per il momento. Ok, mi sposto lì e poi andrò di là. Che ho detto così. Dai, mi sposto al laterale per poi attaccarli. Bersagliarli. Ok, appena adesso è iniziata questa manovra. Quindi, quello che devo fare io è non posso assolutamente. Oh. Speravo di prendere sul fianco, ma non sa da fa. La mia idea era comunque di entrare da dietro, ma il problema con le lance è questo. Certo, adesso mi sono fregato, però merda, i miei giavellottieri hanno fatto tutto fine. Speriamo di qualche giovellotto anche noi. Ok, adesso è una posizione buona. Perché si sono spostati su quella. Ora, adesso io vado. Carica. Stessa cosa qua dentro. Carica. Ok, travolti malamente. Perché non volevo ammazzare gli alleati, però ogni tanto ci cascano anche loro in mezzo. Ok, base nostra, abbastanza difficile che ce la possano prendere. Qua ancora qualche combattimento, ma come vedete veramente gli atleti li buttano indietro male, ma male legionari. Sprusca, guarda che ti banno. Per volgarità nel lessico. Ma c'è una qualche... score. Ok, sono stato secondo in punti. 126 danni ad unità alleate, ma lasciamo perdere. Il primo... è stato bravissimo con i tre giavellottieri. È stato veramente veramente bravo. Ah, bella, 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 bella. Facciamo ancora una. Level 13. Ok, cosa mi dai? 10 gold, 1000 d'argento, 100 di esperienza. Ok, io rimango ancora basito su cosa mi abbia... Vabbè. Allora, mi piace il raggio aumentato, perché comunque mi aiuta a compensare il problema dei giavellottieri. Di fronte agli arcieri bisogna sempre essere... si è sempre sotto, quindi avere un bonus di quel genere... può fare la differenza, soprattutto se l'avversario pensa, comunque si immagina già quale sarà la distanza a cui tu devi colpire, quindi se lo freghi con l'equipaggiamento, ben venga. Sebbene non affronterei mai direttamente degli arcieri, perché comunque vincono loro il primo tiro, e vincendo il primo tiro fanno puri devasti, puri devasti, proprio come non mai. Mi spiace questa scarsa affluenza in questi mesi estivi, ma recupereremo poi sotto a settembre, quando riprendiamo di gran carriera. Assolutamente riprendiamo di gran carriera.
Lo so, Dibe, dovrei ballare, sprusca, ma c'ho il cuore buono. Ok, niente cavalleria. Solo 3 unità di arcieri. Siamo nella merda. Un sacco di spade. Ma non va bene. Come detto prima, le spade funzionano e non funzionano. Nel senso, avere un buon numero vuol dire circondare l'avversario, ma non si è mai in superiorità numerica. Quindi, dov'è il resto delle truppe avversarie? Io credo che mi schiererò qua per avere un minimo di visibilità extra e proteggere gli arcieri. Perfetto. Ci speravo proprio che si mettessero lì anche loro. La cosa migliore secondo me è un attimo bloccarsi qua, mediani, in modo da evitare di avanzare sotto il fuoco nemico. Rexen si è sposato, ragazzi. Rexen si è sposato, altro che vivo. Rexen si è sposato. Tanta roba. Mi dà un fastidio proprio questa cosa del downgrade grafico improvviso. Oggettivamente è una 1060, è una linea 100 mega, vabbè 100 mega non sono. Vaffanculo! Sono fake! Sono fake! Tutti fake! Mi sembrava strano. Mamma mia! Uff! Uff! Quanto è stata rischiosa quella carica, ci ha provato, eh! Ci ha provato e un po' di unità comunque le ha danneggiate per bene. Merda, Scorpio. Sono le unità di Scorpio avanti, dobbiamo avanzare. Non ci possiamo permettere di aspettarle al varco. Ok, information, voglio carini e coccolosi, giavellottieri sul fianco, giavellottieri sul fianco, ok, là, ok, basta, basta anche se no continua, inizio a prendere solo i miei. Tanto quelli sono schiacciati malamente tra le nostre fila. Ok, abbiamo forse raggiunto i loro. Come va in base nostra? Voglio sapere un attimo se abbiamo abbastanza unità. 3 lancieri da Macedonia disconnessi. Oh. Proviamo ad avanzare, dai.
Ai. Questi qua non li ho visti, non li ho visti. Errorissimo mio, errorissimo mio. Come ho fatto a non vederli? E via! Merda, non è andata bene la carica. Vito sul fianco, questo è buono, è rotta. Questo non è buono invece. Guardano male. Sotto gli elefanti è meglio. Sotto gli elefanti è meglio non combattere. Perché rischi solamente di casinarti la vita. Di subire tanti danni di riflesso. Oh, speriamo che crollasse più velocemente, ma. Porca. Regà! Ma a me non è mai capitato un colpo così preciso di catapulta, però. Ancora questi cavalieri fake. Giuro. Sì, ma sti tre elefanti dovrebbero avanzare, avanzare. Dai. Perché gliela fatti attaccano chiunque, come se ne insegna gli anelli. Cazzo, veramente. No, no, elefante, vattene via. Ma ti voglio fa. Che giuda. Okay, mi hanno dovuto per forza uccidere con quel cornato, eh? Pezzi di merda. Morite, 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 morite. Ah, non sono arcicavallo, sono giavellotti, ok. E giavellotti, li ha finiti. Ma la situazione qua. Madonna, ok, no. Quattro cretini legionari che vabbè non combineranno molto. Là, le catapulte. Però si stanno uccidendo i nostri uomini. I giavellotti però lanciano. Strano. Minchia, ma sono dei cecchini, porco. Tanto in quattro punti differenti. Ok, quindi c'è da colpire e da difendere, ma anche da difendere. Interessante. Ci sta come strategia. Ci vuole una buona microgestione.
Smettetela di morire, codardi. Sti cazzo di cavalieri. Regà, sti cazzo di cavalieri. Ok. Allora, le catapulte. Allora, i cinefili stanno andando. C'è il suo stronzo, aspetta. So che il comandante è morto, però ci si fa quel che si può. Vai, 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 vai,
Ah, che infami, 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 infami. Vabbè, cazzo sta sparando ancora? Ok, alla pugna. Cazzo, non siete ancora vivi? Un ottimo colpo. Presi gli scorpio, ingaggiate questi. Sì, stanno morendo, non credo che ce la possiamo fare, però. No, 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 dai, raga, resistete, resistete ancora un attimo, resistete ancora un attimo. Giudia, giudi. Madonna santa. No, cazzo, in rotta. Merda, merda, merda. Che c'è rimasto? Beh, tre elefanti in base sono ben difficili. Loro due giavolettieri, due di cavalleria, tre di cavalleria. Che abbiamo qua noi ancora in difesa. Unità di lancieri. Questi qua stanno marciando come non mai per arrivare. I cani, no, dai, prendeteli. Che cazzo. Altro, gli elefanti sono ottimi perché, oltre a fare un bordello di danni radiali e tutto il resto, hanno anche un comodo arciere che, giavellottiere, che spara ogni tanto. Il giavellotto è molto utile, soprattutto contro unità di cavalleria che, sapete. Si muovono molto vicine, però non sono mai effettivamente facili da acchiappare. Quindi avere ogni tanto quel giavellotto, per quanto possa sembrare poco, in realtà fa veramente tanto, tanto, tanto. Vasti pezzi di merda, vasti pezzi di merda. Però mi hanno beccato, mi hanno beccato. Vai cani, vai cani, vai Fido, vai Fido. Oddio, che... io non l'ho visto arrivare questo cazzo di elefante. Ahia. Se non lo scassi un po' di più per un sacco di tempo. Il cane e gli elefanti. Ai ai ai. Potevamo forse anche whipparmi. No, beh, cavalieri non l'avremmo mai preso. Però questa è stata una bella battaglia. Ancora una, ragazzi, dopodiché chiudiamo questa piccola live per cazzeggio. Sono qui, quindi forse comunque. Va bene, i vari encomi. Quarto. No, mi sono divertito. Questa qui è stata una bella partita. Me la sono goduta. L'elefante stealth, altro che sneak. Che cazzo, veramente. Tra l'altro anche già un attivo, sono dai, cazzo, proprio the face. Potrei
potrei in effetti provare a specializzarmi. Ma questa è una ma maggiore penetrazione, un po' di range, ma meno, molto meno. Proviamoli. Sempre l'armatura e sempre lo standard. Quello che volevo fare era adesso pimpare un pochettino quello che è la carica. Voglio un po' più di danni da impatto, cioè mettete caso che riesco a fare una carica buona, sarebbe una gran figata se si riuscisse a proprio a buttare addosso una meraviglia più 30% danni. Mamma mia, speso un sacco di freaks, 800.000 raccolti a caso, non so neanche da dove le avevo raccolte. Master, servo scudi nuovi per i rorari. Sì, però in realtà volevo puntare a farle upgradare, quindi non dargli lo scudo, ma upgradarle proprio all'unità di sesto livello, in modo da avere proprio un decisivo upgrade. E poi per un po' stare sul sesto livello e portare avanti la cavalleria. Perché avere ogni tanto una bella carica di cavalleria mi farebbe comodo. Avere una singola unità, però si muove esattamente dove voglio io per fare la carica. Perché almeno il sacrificio delle truppe, della mia fanteria può avere senso se c'è una buona carica che arriva alle spalle, che motivi il sacrificio di magari su un'unità di lancieri, quindi la perdita comunque di un po' di truppe per tenerli impegnati. Solo che non c'è mai, a me non mi capita sempre veramente poche volte. Questa è. Oddio, questa la odio, ragazzi. È perché è un cerchio, è un enorme cerchio. C'è proprio un enorme cerchio di villaggio al centro. Che tra l'altro ti spiace un sacco che non sia interattivo, cioè ci puoi effettivamente andare, avrei adorato. Guardate che bello comunque. La costruzione, non lo so, a me sarebbe piaciuto un sacco poter schierare le truppe qua. Sempre poco ottimale, già da Empire Total War, però mi sarebbe piaciuto un sacco. Mi è abbastanza differente dove schierarmi in questo caso. Vorrei schierarmi in difesa di qualcun altro se trovo la giusta persona. Ma sì, dai, mettiamoci qua e via. Ok, fare un giro dell'oca. Che può fare? Capture the enemy base or kill all enemy forces. Double time! Lascia la possibilità di disegnare sulla mappa, ne avrai una marea di peni. Ovviamente. Io seguo la strategia suggerita, anche perché si stanno muovendo lì quelli che volevo proteggere, che sono i frombolieri, che tra l'altro sono molto potenti i frombolieri, ma peccano anche loro un attimo di range rispetto agli arcieri. I contro i frombolieri hanno, mi sembra un ottimo armamento. Fiume, Alessio. Un cazzo, vedi quanta gente. Ai 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 ai. Io proseguo nel piano, ragazzi. Conquista del campo avversario. Anche perché ora che si arriva lì, è tutto finito.
Avanziamo. Scopriamo le risorse del nemico. Corriamo anche un attimino. Ok, qua ci sono degli arcieri. Interessante. Seguirli mai, vanno subito già un attimo a contenere i danni. Merda, alle spalle. Non li vedo, non li vedo, non li vedo. Questo è pessimo. Nascondiamoci qua nelle fresche frasche. Ciao cavalieri! E voi da dove cazzarola siete arrivati? No, 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 mi metto là. Questo gioco non va a finire. Questi sono praticamente condannati. Ok, si è messo quell'unità. Allora, qua posso avanzare. Perché? Perché si sono messi i lancieri, quindi i picchieri, anzi, quindi proprio carica di cavalleria. Non la subiscono. Non so con chi ce l'abbia il tipo. Ok, ma qui siamo entrati. Qua ancora alcuni arcieri. Qua c'è la caccia grossa. Quel canto di cavalleria. Stiamo veramente subendo un sacco la mancanza di cavalleria, ma stiamo rubando abbastanza facile la loro base. Presa! Questa è stata bella, bella. Non ho fatto troppissimo, ma ho fatto il mio dovere. Comunque sono là dietro. Dietro, nel posto che mi spetta. A merda. Guardate, guarda. Pochi punti, pochi punti. In totale, vabbè. Comunque non tantissimo. Ho semplicemente fatto un mio dovere. Ok. Ragazzi,
direi che possiamo chiudere qui la serata. È stato un ritorno qua su Total War Arena. Magari settimana prossima vi porto Endless Legend, che potrebbe piacervi. Ricorda un po' un Civilization, ma fantasy, terribilmente fantasy. L'ambientazione è molto bella, mi ricorda un nume nera sotto svariati aspetti, il mistero, il fantasy del nume nera, quindi potrebbe, secondo me, piacervi assai. Detto questo, grazie mille a tutti quelli che mi hanno seguito per questa piccola serata di svago, mio più che altro, perché comunque ci tenevo a ritornare un po' su Total War e avevo voglia di farlo insieme a voi e quindi di cazzeggiare un pochettino, perché comunque era da un po' di settimane che non giocavo a cazzeggio totale per questioni varie, tra cui la conclusione comunque di The Silence of Hollowind, su cui sto lavorando adesso come impaginazione. Sto vedendo forse la fine del percorso, alleluia. Ma detto questo, appunto, è parecchio faticoso, quindi è stata una serata comunque bella, distensiva. Quindi grazie mille a tutti quelli che mi hanno fatto compagnia, per tutti quelli che magari si recupereranno questa live. Ricordo che noi ci vediamo tutti i martedì sera comunque con una live, che sia una Mastercatch live, che sia una game design live, che sia una cazzeggio totale live, si tornerà qua. E prossimamente a sede di Urdesh, no, a sede di Urdesh è finito, ma quel format tornerà, Board Game Live, Master Casual Live, tornerà tutto. Appena mi libero un po' di Halloween, quindi sono un po' più libero, tornerò a cazzeggiare totalmente sul canale insieme a voi e cercare di sistemare anche un po' tutti questi problemi che comunque ci sono. Detto questo, grazie mille a voi, buonanotte, mi raccomando, nonostante tutto il caldo. Alla prossima, ciao!